Ieri sera ha aperto la campagna elettorale nel bar Ritz il candidato di Italia Viva e di Liste Civiche Antonio Cuomo. Il già parlamentare ha illustrato la sua visione della città, intervistato dalla giornalista del Sole 24 Ore, Rosaria Sica. Anche il consigliere regionale di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, era presente, spendendo parole di elogio per il candidato Cuomo, che ieri sera ha radunato tanti ebolitani che lo sostengono alla carica di primo cittadino. Fra questi anche l'ex sindaco Martino Melchionde, insieme anche a consiglieri ed amministratori del passato. Forte pure la rappresentanza di giovani e professionisti, ma anche di molta gente comune. Insomma, è apparso un forte e concreto entusiasmo, oltre alla voglia di lavorare per la città con progetti ed iniziative da mettere in campo. La scelta di candidarmi lo debbo innanzitutto al mio partito, al segretario provinciale, ai dirigenti di Eboli che mi hanno un po' invogliato a fare quest'altra esperienza, un'esperienza difficile perché viviamo un momento di grande difficoltà. Io ci ho pensato molto, sono rimasto a lungo dentro di me a capire se ne valeva la pena. Poi parlando un po' con gli amici, parlando con tante persone che ho incontrato in questi mesi, parlando, lo devo dire con sincerità, perché una delle cose che mi aiuta sempre è parlare e dire sempre la verità. Io ho avuto il momento che mi ha dato l'ok alla candidatura e quando, dopo diversi colloqui con Martino Melchionde, che saluto e che ha dato un contributo importante a questa città nei suoi due mandati da sindaco. Quando con lui, tra l'altro, una persona ancora completamente attiva per rappresentare ancora, certo, battaglie politiche importanti, quando con lui mi sono confrontato anche nella individuazione di un candidato che desse a questa città una speranza, una nuova speranza, io ho tentato anche di convincerlo. Lui mi ha detto con sincerità: ho dato molto, ho dato 10 anni, fare il sindaco non è fare il consigliere regionale o fare il parlamentare, fare il sindaco è molto più profondo l'impegno. Molto impegnativo. E mi ha convinto lui. Adesso si avvia una campagna elettorale intensa con le votazioni che si potrebbero svolgere nella prima decade di ottobre. Intanto ieri sera a Salerno, dopo il passo indietro di Luca Sgroia, altro incontro del PD allargato a vari esponenti della coalizione. Damiano Capaccio pare abbia incassato il sostegno anche dei 5 Stelle, di alcune aree Dem e di sinistra. Quello di Capaccio è dunque il nome che la segreteria provinciale Dem spenderà al tavolo con Italia Viva e con il PSI. Entro 48 ore Nello Mastursi ed Enzo Luciano comunicheranno alle varie correnti ebolitane il gradimento che raccoglierà Capaccio con gli alleati del centro-sinistra.